Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo questa caldissima sciarpa con questo bellissimo filato di cui mi sono innamorata in questa collezione che è pashmina, che è un misto di lana vergine merino, mohair e microfibra, quindi morbidissimo, caldissimo e poi i colori, insomma, parlano da soli. Per questo progetto useremo appunto pashmina, tutte le indicazioni le trovate sotto al video nell'info box. Lavoreremo la sciarpa con l'uncinetto da 6,5 e il bordino con l'uncinetto da 5,5. La prima cosa da fare è tenervi un gomitolino dell'inizio, del colore con cui iniziate, perché poi lo useremo per fare il bordino, altrimenti poi non vi trovate con i colori. Dopodiché, con l'uncinetto 6,5 andiamo ad avviare un numero di catenelle che sia un multiplo di 4. Nel mio caso io avvio 40 catenelle. Fatte le nostre 40 catenelle, adesso nella quarta catenella, a partire dall'uncinetto, lavoriamo 2 maglie alte. Andiamo a fare questa sorta di gruppetto, chiameremo gruppetto da ora in avanti. 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte, quindi tutto nella stessa catenella. E questo è il nostro primo gruppetto. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. A questo punto salto 3 catenelle di base, quindi salto 3 catenelle, quindi entro nella quarta, 1, 2, 3, entro nella quarta e lavoro un altro gruppetto, quindi sempre formato da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Ecco qua, a questo punto ripeto la sequenza, quindi semplicemente salto 3 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, entro nella quarta e lavoro un altro gruppetto, sempre formato da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Il gruppetto rimarrà formato sempre così. Ovviamente continuate a fare la stessa sequenza, quindi salto 3 catenelle, entro nella quarta e faccio il gruppetto fino alla fine della riga. Arrivati alla fine avrete 4 catenelle, quindi vado a fare direttamente sull'ultima il mio ultimo gruppetto. Quindi sempre formato da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E a questo punto possiamo dire concluso il giro più difficile del progetto, nel senso che adesso andremo a lavorare direttamente nei gruppetti in maniera molto semplice. Per prima cosa avvio 3 catenelle che corrisponderanno alla mia prima maglia alta, dopodiché mi sposto direttamente qui, vedete, nello spazio da una catenella, quindi in mezzo al gruppetto e lavoro un altro gruppetto sempre formato da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Questo non varierà più. A questo punto vado direttamente sul prossimo gruppetto, vedete proprio nello spazio da una catenella e vado a fare un altro gruppetto, quindi vedrete che questo punto va su in un attimo perché è molto molto facile. Salto direttamente anche nel terzo gruppetto e vado a fare un altro appunto gruppetto, formato da sempre 2 maglie alte, ricordiamo, e una catenella e 2 maglie alte, quindi ripeto, questo non varierà mai. E naturalmente continuo così fino alla fine del giro.
Ecco qua. Arrivati alla fine, faccio il mio ultimo gruppetto. Mi raccomando, i gruppetti devono essere proprio tutti in linea, quindi non dovete sbagliare. Dovete lavorare nello spazio da una catenella e fare il gruppetto. A questo punto vado a lavorare, a chiudere il mio giro facendo una maglia alta nella terza catenella. Ecco qua, da qui in poi dovete ripetere questo secondo giro fino all'altezza desiderata. Ovviamente adesso ripetiamo insieme questi due brevissimi passaggi che sono le 3 catenelle iniziali che corrispondono alla prima maglia alta, ovviamente giro il lavoro e vado direttamente qui in mezzo al gruppetto, quindi nello spazio da una catenella. Attenzione a non lavorare tra i gruppetti, eh. E lavoro ho chiaramente un altro gruppetto, ovvero sempre due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Dopodiché vado direttamente, vedete, nel prossimo gruppetto. Quindi senza fare, come avete visto, catenelle di raccordo, proprio direttamente. E ovviamente dentro il gruppetto, come state vedendo, faccio un altro gruppetto. E proseguo così. Arrivati alla fine. Lavorate tutti i gruppetti che appunto devono essere allineati e dunque saranno tutti lo stesso numero. Concludo lavorando una maglia alta nella terza catenella. E questo lo faccio per mantenere un po' più dritto il lavoro sui lati, eh? Quindi andiamo avanti così. Rivediamo velocemente l'ultimissima volta. 3 catenelle, la nostra prima maglia alta. Giro il lavoro. Vado direttamente nello spazio da una catenella nel gruppetto e lavoro un altro gruppetto formato da due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Proseguo così ovviamente per tutta la riga. Arrivati alla fine, vado a lavorare una maglia alta nella terza catenella. E quello che dovete fare è continuare così fino alla lunghezza desiderata. Io continuerò fino ad avere una lunghezza di circa 2 metri. Ed ecco qua, vedete, ho lavorato la mia sciarpa, guardate che meraviglia, le sfumature, ve le faccio vedere velocemente, sono stupende, questo colore in particolare mi piace tantissimo. E adesso andiamo a fare il particolare, ma vedrete non difficile, bordino con il fiore. E in questo caso cambio l'uncinetto, vado a prendere il 5,5 per avere una migliore definizione. Allora, attenzione, per prima cosa una catenella giro il lavoro e subito qui nel primissimo punto lavoro una maglia bassa. Dopodiché vi dico subito che andremo a lavorare un fiorellino in ciascuno degli spazi del gruppetto, dello spazio da una catenella. Quindi adesso faccio 3 catenelle, entro nello spazio da una catenella del primo gruppetto e lavoro una maglia bassa. A questo punto lavoro 3 catenelle, vado a fare il mio primo petalo, 3 catenelle e sempre nello spazio da una catenella vado a lavorare 3 maglie alte lavorate insieme, come facessi un piccolo bubble. Quindi vedete, filo sull'uncinetto, chiudo solo le prime due asoline e faccio questa operazione per 3 volte, fino ad avere 4 asoline sull'uncinetto. A questo punto filo sull'uncinetto e le chiudo tutte e quattro e avrò così realizzato il primo petalo dei 5 del nostro fiore. A questo punto faccio 4 catenelle e da questo momento in poi entrerò sempre nella prima catenella di queste ultime 4, quindi qui dentro. Quindi filo sull'uncinetto, entro in questa prima catenella, aggancio il filo e vado a chiudere le prime due asoline. E ripeto l'operazione, quindi filo sull'uncinetto, entro, aggancio il filo, un po' come abbiamo fatto poco fa, però qui ci fermiamo solo a due entrate, diciamo, finché abbiamo tre.
l'asoline sull'uncinetto per fare, diciamo, il secondo petalo. A questo punto 3 catenelle, entro sempre in questa prima catenella, vi dicevo prima, e lavoro una maglia bassa. A questo punto devo ripetere questa ultima operazione, quest'ultimo petalo. Questo è il primo, vedete, abbiamo fatto, questo è il secondo. Devo andare a fare la stessa cosa che ho fatto qui nel secondo per altre 3 volte, sempre diciamo entrando in questa prima catenella. Quindi, ricapitolando, 3 catenelle. Vedete che non è difficile, eh? 3 catenelle. Poi faccio questa sorta di, diciamo, di mini micro bubble, ovvero filo sull'uncinetto, entro nella catenella, aggancio il filo e chiudo le prime due. E ripeto l'operazione. Quindi vado a fare, diciamo, questa sorta di due maglie alte lavorate insieme, finché ho 3 asoline che chiudo tutte insieme. Di nuovo 3 catenelle. Di nuovo entro nella catenella qui in basso e lavoro una maglia bassa e ripeto questa operazione per altre 2 volte. E dobbiamo avere un totale, compreso il primo, di 5 petali. Quindi 3 catenelle, entro e faccio le due maglie alte lavorate insieme. Quindi vedete, entro, chiudo solo le prime due fino ad avere 3 asoline sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, le chiudo tutte e 3. 3 catenelle e vado ad ancorare con una maglia bassa, sempre entrando in quella prima catenella. A cambia leggermente sull'ultimo petalo, perché la prima parte è uguale, 3 catenelle e le due maglie alte lavorate insieme. Quindi chiudo le prime due asoline, filo sull'uncinetto, entro, chiudo le prime due asoline, me ne rimangono 3 che vado a chiudere tutte insieme. Dopodiché faccio le 3 catenelle, ma sull'ultimo petalo non faccio la maglia bassa dentro, come abbiamo fatto finora, dentro la catenella, ma mi vado ad ancorare con una maglia bassa tra i gruppetti. Quindi questo è il gruppetto. Tra i gruppetti vuol dire in questo spazio qui in mezzo, perché come abbiamo detto i fiori li facciamo proprio sopra i gruppetti. Quindi l'ultimo petalo, la maglia bassa la faccio nello spazio tra i gruppetti. Ed ecco qua il nostro primo fiorellino. Ovviamente adesso ne andiamo a fare un altro insieme, così ripetiamo i passaggi. 3 catenelle. E vado a fare una maglia bassa nello spazio di una catenella del gruppetto successivo. Primo petalo, 3 catenelle e 3 maglie alte lavorate insieme nello stesso spazio. Quindi filo sull'uncinetto e chiudo solo le prime due asoline e ripeto per altre 2 volte, quindi per un totale di 3, fino ad avere 4 asoline sull'uncinetto. A questo punto filo sull'uncinetto e le chiudo tutte e 4. Adesso andiamo a costruire i rimanenti 4 petali. Prima cosa faccio 4 catenelle, entro nella prima catenella di queste 4 e lavoro questa volta 2 maglie alte insieme. A questo punto ho 3 asoline sull'uncinetto che vado a chiudere tutte insieme. Dopodiché 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa, sempre entrando nella prima catenella. E questa operazione la ripeto per altre 3 volte. Quindi ripetiamo i passaggi, 3 catenelle. Poi entro di nuovo nella prima catenella fatta e lavoro 2 maglie alte insieme. 3 asoline che chiudo tutte insieme. Di nuovo 3 catenelle e vado ad agganciarmi sempre con una maglia bassa, entrando sempre nella prima catenella. E ripetiamo quindi questa operazione anche
per il nostro quarto petalo. Vado a fare anche il mio ultimo petalo, che si differenzia solo per il fatto che la maglia alta poi la faccio tra i gruppetti. Quindi per questa prima fase, per il petalo, diciamo, rimane tutto invariato. 3 catenelle, lavoro le mie due maglie alte incomplete, sempre entrando nella prima catenella. Dopodiché, attenzione, faccio le mie 3 catenelle, ma anziché entrare nella prima catenella con la maglia bassa, mi vado ad ancorare tra i gruppetti, quindi nello spazio che c'è appunto tra i gruppetti su cui stiamo lavorando il fiorellino. Ecco, vi faccio vedere, vedete, in questo spazio qui facciamo la maglia bassa e praticamente adesso dobbiamo lavorare in questa maniera in ciascun gruppetto. Quindi sempre 3 catenelle, mi sposto con una maglia bassa nel prossimo gruppetto, 3 catenelle, lavoro 3 maglie alte insieme sul primo petalo, invece poi 2 sugli altri 4, e quindi continuate così fino alla fine della riga. Arrivati alla fine, vado a fare la mia ultima maglia bassa nella terza catenella, se riuscite, o anche più comodamente nell'arco delle 3 catenelle. A questo punto vado a tagliare il filo, questo è il risultato intanto, e chiaramente faccio la stessa identica cosa con, vi ricordate, il filato che avevo lasciato e quindi dunque sull'altra estremità della mia sciarpa. Ed ecco qua i due bordini terminati. Ovviamente ho tutte le mie codine che adesso vado a sistemare con il mio fantastico ago, di cui vi lascio il link sotto al video nell'info box. Dopodiché il nostro progetto sarà terminato. Ed ecco il nostro progetto terminato in tutto il suo splendore. Io spero che si comprendano dal video i colori, che sono meravigliosi, dal vivo ancora meglio sicuramente, e non posso farvelo toccare il filato attraverso il video, ma sappiate che è davvero molto morbido. Vi ripeto, pashmina è un misto di lana vergine merino, microfibra e mohair, quindi caldissimo, morbidissimo, veramente un filato che ho adorato fin da subito, soprattutto per tutte le sfumature di colori. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, anzi fatemelo sapere nei commenti. Io come al solito vi lascio Allen Card, sempre tanto love, e vi aspetto qui sul mio canale per tanti altri tutorial e tanti video. Ciao!